Salve, benvenuti a Nuova Musica Antica, sono Nicola Ferroni. Argomento della puntata odierna è la definizione di tono medio. E quando si parla di temperamento mesotonico o del tono medio, ci si riferisce solitamente a un particolare sistema di accordatura, in cui 11 delle 12 quinte che compongono il circolo sono omogeneamente temperate, cioè strette rispetto all'intervallo puro, di un quarto di comma sintonico. In altre parole, quello che è propriamente uno specifico tipo di temperamento regolare è divenuto il sistema mesotonico per antonomasia. Ma come sempre accade, dietro a una consuetudine terminologica ci sono ragioni storiche profonde. Per noi abituati all'ottava divisa in 12 semitoni uguali, è difficile comprendere perché si parla di tono medio, quando sulle nostre tastiere Do maggiore e Si maggiore sono praticamente indistinguibili all'ascolto, a meno di non essere dotati di orecchio assoluto. Tutti gli intervalli di tono nel sistema equabile hanno la stessa ampiezza di 200 sens. E tutte le quinte valgono 700 sens, tutte le terze maggiori ne valgono 400. Dunque il colore di una tonalità è dato solo dalla frequenza della tonica. E poiché il Do è più grave del Fa diesis, i battimenti degli intervalli presenti nell'accordo di Do maggiore sono più lenti che in Fa diesis maggiore. E sostanzialmente è così anche nel sistema pitagorico che fu usato durante l'antichità e per tutto il Medioevo. Ma quando si cominciarono a scoprire le implicazioni dell'accordatura senza battimenti di tutte le consonanze, quindi non solo di quelle perfette, ma anche di quelle imperfette, cioè terze e seste, ci si rese conto della profonda contraddizione insita nella scala diatonica naturale o di giusta intonazione, detta anche tolemaica. Le sette note sono esattamente tutte al loro posto, per così dire, secondo lo schema naturale della serie armonica. Ma in questo modo le modulazioni, le trasposizioni, addirittura le progressioni armoniche non sono possibili. Infatti, in una scala in cui le note coincidono con i suoni armonici della tonica, cioè della fondamentale, i rapporti fra terzo, quinto e nono suono armonico creano una sorta di gabbia in cui la melodia e l'armonia sono, diciamo, cristallizzate, non possono espandersi. L'accordo sul secondo grado, se siamo in Do maggiore, l'accordo di Re minore, è un accordo dissonante. Esistono infatti due tipi di quinta, una quinta giusta, la quinta Do Sol, che è pura, e una quinta molto stretta, Re La. Esistono anche due contrastanti generi di terze minori e di seste maggiori, e altrettante varietà di tono. Quindi non si tratta di sfumature dovute al temperamento, ma è proprio la struttura stessa della scala che presenta questi aspetti peculiari. Con una applicazione per lo smartphone, di quelle che si possono liberamente scaricare in rete, si può analizzare lo spettro acustico di un suono. Allora noi prendiamo la nota Do di un registro della famiglia di principale, un labiale aperto dunque, e vediamo l'immagine. Sull'asse delle ascisse in orizzontale sono riportate le frequenze dei vari suoni. Sull'asse verticale invece sono riportate le intensità di ogni singola armonica misurate in decibel. La fondamentale presenta un picco intorno ai 506 Hz. Il secondo armonico ha la frequenza di circa 1012 Hz ed è l'armonico di ottava. Il terzo armonico, di dodicesima, suona la quinta giusta sopra l'ottava. Il quarto armonico, intorno ai 2000 Hz di frequenza, è piuttosto debole ed è la decima quinta o superottava.
Seguono poi in ordine il quinto armonico, la diciassettesima, cioè la terza maggiore sopra la superottava, e la diciannovesima, il sesto armonico, corrispondente ad una quinta sopra la superottava. E successivamente troviamo gli armonici sino al sedicesimo, che è una riverberazione acuta della nota fondamentale, perché 16 è la quarta potenza di 2. Se dividiamo per 2 appunto la frequenza del terzo armonico, lo abbassiamo di ottava, ottenendo la quinta nella proporzione di 3 a 2. Lo stesso vale per tutti gli altri suoni, ad esempio il quinto diviso per 4, cioè abbassato di 2 ottave, dalla terza maggiore nella proporzione 5 a 4. Il nono armonico poi diviso per 8 è abbassato di 3 ottave, quindi produce la seconda maggiore. Ora cerchiamo di capire più a fondo la relazione tra gli armonici di quinta, terza maggiore e tono. Per comodità di procedimento tengo il La a corista e costruisco un frammento della scala diatonica di giusta intonazione. E questa verrà fondata sulla nota Fa. Normalmente nei trattati l'esempio invece si basa sulla nota Do, ma per ciò che vogliamo dimostrare la fondamentale è indifferente. Allora accordo il Fa una terza maggiore pura sotto il La. Quindi accordo il Do una terza minore pura sopra il La. Quindi la quinta Fa Do risulta una quinta pura. Accordo quindi il Do all'ottava inferiore, controllando che anche la sesta Do La e la quarta Do Fa siano pure, quindi i due Do, Do La, Do Fa. Ora aggiungo la nota Re accordandola una quarta pura sopra il La. E riporto questo Re all'ottava inferiore, controllando ancora una volta che la sesta Fa Re e la terza minore Re Fa siano prive di battimenti. Dunque i due Re, poi Re Fa e Fa Re. Con questi passaggi abbiamo aggiunto alla scala un nuovo intervallo. Infatti fra il Do e il Re c'è un tono intero dato dalla differenza fra la quarta La Re e la terza minore La Do. Dunque 4 terzi diviso 6 quinti fa 10 noni. Questo è il rapporto che identifica il tono minore fra Do e Re. Ora accordiamo il Sol in quinta pura sopra il Do. Notiamo questa volta che il Fa e il Sol sono in rapporto di 9 a 8, cioè le note formano un intervallo di tono maggiore. Se dalla terza pura Fa La, per cui vale la proporzione 5 a 4, togliamo un tono maggiore, notiamo che l'intervallo Sol La, in questo intervallo le note sono in rapporto di 10 a 9, cioè il tono minore. La differenza fra i due toni, Fa Sol e Sol La, è il comma sintonico. La quinta Sol Re, per converso la quarta Re Sol, sono intervalli dissonanti. La quinta Sol Re è molto stretta e le due note sono in rapporto di 40 a 27, cioè a questa quinta manca un intero comma sintonico, ben 22 sensi.
Le quinte che abbiamo accordato sino ad ora sono quattro. Fa do, do sol, sol re e re la. Però le quinte che determinano la posizione del sol tra il fa e il la sono solamente due, cioè do sol e sol re. Perciò possiamo aggiustare la frequenza del sol abbassandolo in modo da rendere uguali i due toni, il tono maggiore e il tono minore. In altre parole, togliamo mezzo comma al tono maggiore e aggiungiamo l'altro mezzo comma al tono minore. Così facendo stringiamo la quinta do sol e miglioriamo un po' la quinta sol re, che essendo stretta diventerà un po' meno stretta, distanziandosi dalla quinta pura solamente di mezzo comma. Per temperare le due quinte, ciascuna della stessa quantità, bisogna ascoltare i loro battimenti e bisogna rispettare la proporzione ben precisa che li lega. Conviene allora usare un metronomo. È utile sapere che a parità di pulsazione metronomica, quinte e quarte complementari, oppure le quarte e le quinte che hanno una nota in comune, mostrano dei comportamenti costanti. Allora, nel mio sito ho descritto abbastanza dettagliatamente queste relazioni, perciò se vi interessa seguite il link che trovate nel box qui sotto. Noi, per capire di quanto dobbiamo abbassare il sol, dobbiamo confrontare gli intervalli do sol e sol re, fermandoci quando i battimenti saranno nella proporzione di 2 a 3, ovvero delle duine per do sol e delle terzine per sol re. E questo procedimento ci permette di dividere ad orecchio una terza maggiore pura in due toni medi, ciascuno dei quali è ridotto di mezzo comma sintonico rispetto all'intervallo naturale che ricaviamo dal nono armonico. Siccome il corista per questo provino è molto basso, in quanto ho canne nuove che ho solo preintonato, devo ancora portarle a corista, allora ho calcolato di impostare la pulsazione metronomica a 141 battiti per minuto circa. Quindi proviamo a scandire delle duine con questa impostazione. Quindi la quinta do sol dovrà essere scandita a duine così. Tempo la quinta sol re dovrà essere scandita più velocemente a terzine. Se questa era la duina, ta 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 ta, la terzina sarà ta 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 ta. Questa è all'incirca la proporzione tra la quinta do sol e la quinta sol re. Avendo tolto il comma sintonico dalla concatenazione di quarte e quinte, potremmo spingerci oltre accordando anche le altre quinte senza battimenti sino a chiudere il giro, a meno dello schisma naturalmente, che però per il momento trascuriamo. Devo fare notare però che in un sistema regolare si interviene omogeneamente su tutta la catena. Infatti, se smettessimo di temperare le quinte, otterremmo poi delle terze maggiori pitagoriche, cioè molto larghe e dissonanti, mentre il nostro scopo è quello di assicurare che le consonanze imperfette, terze e seste, siano il più possibile eufoniche. Inoltre, quando si temperano ugualmente tutte le quinte, gli intervalli generati passo dopo passo nella concatenazione sono tutti fra loro omogenei. E l'unico limite imposto a questa successione
sta nella posizione del cosiddetto lupo, che incontriamo inevitabilmente dopo aver accordato 11 tasti dell'ottava. Perciò in ogni sistema mesotonico regolare, 8 toni su 12 dividono una terza maggiore esattamente a metà, qualsiasi ampiezza essa abbia. Che sia una terza maggiore pura, come nel quarto di comma, o stretta, come nel terzo di comma, o larga, come nel sesto di comma e negli altri sistemi sino all'equabile, a noi non importa, il tono sarà sempre equidistante dagli estremi. Passiamo ora a una seconda dimostrazione con cui introdurrò il sistema mesotonico a un terzo di comma sintonico. L'argomento è simile a quello precedente, tuttavia l'intervallo che vincola le nostre operazioni questa volta non sarà più la terza maggiore, ma la terza minore, la Do, che voglio accordare pura. Adesso accordo la quarta, la Re, pura. Naturalmente riporto all'ottava inferiore sia il Do che il Re. Fra il Do e il Re ottengo un tono e questo è pari alla differenza tra i due intervalli, cioè la quarta che misura 498 sens, la Re, e la terza minore che ne misura 316, la Do. Dunque è un tono che vale 182 sens, è un tono minore, Do, Re. Analogamente accordo adesso la quarta discendente dal Do, Do Sol. Deve essere pura e questa genera un tono minore tra Sol e La nella stessa proporzione che abbiamo visto per il Do e il Re. Ora la quinta Sol Re è stata creata sommando insieme i due toni minori Sol, La e Do e Re e una terza minore pura Do Sol e La Do. Perciò il conto è di 182 sens più 316 più 182 sens che fanno in tutto 680 sens. Per arrivare all'intervallo puro di 702 sens, a questa quinta mancano 22 sens, cioè il comma sintonico. Dobbiamo mantenere pura la terza minore per queste operazioni di accordatura. Perciò il La e il Do non possono essere mossi. Dobbiamo invece intervenire simmetricamente sul Sol abbassandolo e sul Re alzandolo, così da aprire la quinta stretta Sol Re. In questo modo aumentiamo anche l'ampiezza dei due toni Sol La e Do Re e contemporaneamente allarghiamo le due quarte collegate, cioè la quarta Sol Do e la quarta La Re. Questo equivale a stringere le due quinte complementari, cioè Do Sol e Re La. Vedete bene che stiamo temperando tre intervalli concatenati con l'intento di assorbire il comma, cioè lo dividiamo in tre parti uguali, togliendone una a ciascuna delle due quinte pure e restituendone una a quella più disgraziata. Ricorrendo alla proporzione dei battimenti fra quarta e quinta concatenate, notiamo che a parità di pulsazione metronomica dobbiamo scandire quartine per la quarta Sol Do e terzine per la quinta Sol Re, oppure duine per la quinta Sol Re e terzine per la quarta La Re. Con questo doppio controllo dovremmo essere in grado di dividere in tre parti uguali il comma sintonico. Io preferisco operare in un modo diverso, cioè accordo la quinta Do Sol secondo la frequenza metronomica scandendo duine e poi accordo la quinta Sol Re tenendo buono il Sol che ho appena accordato e quindi intervenendo sul Re scandendo questa volta con la stessa pulsazione metronomica delle terzine. Rinnovo il discorso che ho fatto precedentemente, siccome sono canne nuove appena preintonate, non sono state portate ancora a corista e quindi mi trovo un corista piuttosto basso. Per questo corista ho calcolato una frequenza di battimento sulla quale impostare il metronomo di 94 battiti per minuto. Perciò imposto il metronomo a 94. Questa è la frequenza per la quinta Do Sol.
e devo abbassare il Sol. Diciamo che può andare bene, adesso interveniamo sulla quinta Sol Re, toccando il Re dobbiamo alzarlo, quindi aumentare la frequenza. E questa volta scandiamo terzine, perciò la pulsazione... Quindi con questa operazione abbiamo portato i due toni all'ampiezza di 190 sens circa. La quinta invece, Sol Re, a questo punto misura 695 sens, cioè 7 sens meno dell'intervallo puro. Il cui equivale ad avere temperato le quinte di un terzo di comma sintonico. Scendiamo adesso dal Re per terza minore pura accordando il Si. Anche la terza maggiore, Sol Si, è stretta rispetto all'intervallo puro, le manca esattamente di un terzo di comma sintonico. Sentite che batte, la sua ampiezza questa volta è di 380 sens scarsi. Il tono Sol La equivale in ampiezza al tono La Si, 190 sens, come ho detto, e perciò il La si trova esattamente a metà fra il Sol e il Si. Concludo qui la puntata, spero di aver suscitato un po' di curiosità su certi aspetti forse poco noti del temperamento mesotonico. Se è così, allora seguitemi sul mio canale e sul blog Nuova Musica Antica. Vi saluto, a presto!